gridare più di questo. Si sveglia mamma. Si sveglia mamma. Sì, sì, dopo te posso mi affaccio a balcone. La signora. Ah? Si è svegliata la signora. Ah, sì, sì, vabbè, ciao. Si vede la porta. Finalmente ci siete riusciti. Finalmente mi avete sciatato. Scusate, mamma. Ma con chi parlavo? Io no, io sembra da diversi, perciò parlavo ad alta voce. Diversi? Sì. Ah, ecco. Io tu che parlavo con la signora Rimbetto sapeva. Ma veramente io... E non ce la vogliamo togliere questa abitudine. E non volimmo sta mai ferma. E poi ti ho detto tante volte di non fare ammuini, specialmente di pomeriggio quando mi sto schiacciando un bel pisellino. Mamma. Che vede? Pisellino, mamma. E io ti ho detto? Pisellino. E vabbè, mi sono sbagliata. E tu che fai, non imparare? Quando manca partendo io vi rifà qualche cosa, va? Vado. Tu poi non potevi far bene, mi ripigliano un sacchello con un pisellino che mi era asciutto. Ah. Ma che resta il libro che leggi? La Divina Commedia, mamma. Ah, la commedia, ad essere divertente. Uno con tante vigile si diverte assai. E vabbè, mamma, fa lo stesso. Anzi, quando le hai finite leggere, me le prestano poco. Ma voglio leggere pure questo romanzo. Ah, mamma, non è un romanzo, è un poema. E vabbè, fa lo stesso. Sì, sì, io modestamente. Oh, uffa. Vabbè, ma già sta zitto, vabbè. Ah. Sì, sì. Ma ci ho fatto un sonno bellissimo. A casa mia era un valiero pieno di tanti fiori. Vivevamo in mare? No, qua mare. Era un valiero, un castello con tanti nobili e pieni di fiori. Valiero, mamma, si dice maniero. Vabbè, maniero, ma pieno di fiori, fiori con tutta parte. Mamma, già pazienza, già studiò. Più lieve legno convien che ti porti. E il duca a lui. Caron, non ti crucciare. Poi, ma eri scostumato, chi? Scostumato? E chiamava Caron a Dante. Caron, mamma, Caron, che poi fosse Caronte a accorciato. Ah, ho capito. E chi è? Mamma, era uno che stava in barca, andava e veniva. E portavo pesce fisco. Oh, uffa! Questa è una donnazione! Questo mi va a salutare! E che succede, Simo? È il tuo zio che fa il baiasso. Ma insomma, come si è fatto questo inquilino e gol? Ma che ti ha fatto? E noi via, è stato un piatto tutto fuori dal razzo, ma spezzerà niente roba. E non l'avrà fatto apposta. No, oh, li ho bicchieri stamattina, mi ha dato come una ieri. Fresca, fresca, Don Michele! È arrivata questa tappetta da puzzolente. E chi sta loggia mi dà? No, immagino fatto. Ehi! Qua non si stia. No, io mi voglio qua invece. Ah, e che ti chiedi che stai sempre in dolavanare? Dolavanare, zitta, ma perché vieni tu fino a mare così? Sempre in dolavanare si sta. Ma per combinazione? No, no, per nascita, crescita e pace. Volete che salgo io sopra e gliene dico io due come si conviene? Ecco, ma itta. Grandissimo pecorone scurnucchiato! Uè, Carolina! Tu napoletano non devi parlare! No, e mi invece sa imparare, perché quando parla stanchieri non la capisce. Ah, ma è necessario che nella nostra casa la cameriera deve essere settentrionale. Qua tutti i nobili del quartiere hanno la cameriera nordista. Ma signora mia, mi dispiace. Io sono Riunda. Che sì? E sono nata, cresciuta al nord, ma i miei erano di Afragola. Perciò ho subito sembrato, che carino. Senti un po', come è la mamma parolina? Scornucchiato. No, non è che straniero. Devi dire scornucchiato. Scornucchiato! Uè, Carolina! Vi chiedo scusa a tutto quanto se ho cercato di far salire il livello della famiglia. Sì. Qua mamma c'è Nicola per cantare per un briga. La cosa? La base, Nicola da Verdumare. Quello da subito! Uè! Tu hai visto strillare, ma se Nicola coppa al balcone! Ma signora,
Il balcone per me è come il telefono. Ah. Parlo sempre in italiano. E come? Verdomaro? Mi dà un bacio a Nicola. Basta, da un francese. Caroli, senti mammi. Basilica. Così amano a San Pietro a Roma. Ah, bravo, ha fatto la battuta di spirito, ha fatto. Signora, ma io penso di aver capito. Don Michele vuole il basilico. Va via, va San Nicola, va. Lo fai facerti figura, non sa che. E mi manda il segreto di suo nato figlio di tutti. E che sto con robe, Sì, sì. Sì, sì, a mamma. Qua qualche cosa da succedere in questo mese. Ma sto suonando un fiore per tutta parte. I fiori? Tanti fiori, una pioggia, un diluvio. Emi. Stanno passando amici due, Ciccio. Aspetta. Carolina! Portimi pure l'osservatorio da mano, voglio vedere che dice il Papa! Ma perché mo che si credono che si chiami Groba? Ma tu come abito? Queste sono cose da nobili. Miche, ma tu sai chi sono chi c'è? È un compagno per tagliatello. Potessi avere almeno una volta l'onore di tenerli in casa mia. Miche, ma tu ci pensi se il mio figlio un bel... Si sposasse a Cicerenello. Ma non vuoi... Non può essere, che lo stanno troppi in alto. E lui invece, Sì, un po' sentiamo io, zitto. E il capo e il sangone ci vuole su tanti capi di mille litri. Sì. Parlo tu. O si è perdona che dici? Sì, vai. Parlo tu. Stevamo rintolando. Pronto? E quando conoscevamo a tanta bella gente? Quando conoscevamo la nobildonna Silvia Tanatarelli Imbalatti. Peppo Mustafa. Il cavalier Domenico De Bellis. Ma tu ci vedi? Ho scordato Giovannone Corso e Cicillo anche io. Ehi, ma con chi stai parlando? Io? Ho il marchese di Chianchieri. Oh, marchese! Vieni, fatemi qualche volta. Pronto? Marchese, veniate a trovarci qualche volta. Noi vi attendiamo. Vi attendisco. Fateci una sorpresa. Bravo, mica è bravo. Vedi questo, non siamo le amicizie che devi tenere. Mo ci fa. Se la buon'anima potesse vedere che le cai mi sto filando e fa, sto costruendo un castello. Sì, mi raccomando, impegnati. Papà ti guarda e ti benedice. Ecco il basilico. Gli è giornale? Ah no, signore, mi dispiace. Io da giornalaio non posso andare, il mio fidanzato non vuole. E c'è solo il giornale? No, dice che all'edicola ci sono tante fotografie di uomini e donne completamente nudi. E i fiori, e i fiori. Ah no, ma come c'ha delle torture? Signora, è per favore di la vostra madre, non può che più basta. Oh, è la vita. E a noi ci piace le panzerotte, abbiate bontà, questa pure è una educazione, sai di te. Ma che ne sei una mamma che è sorda? E mia, quando si tengono i vecchi sordi in casa, lei già le sta proibita la televisione. E però, e poi all'altro lato, ci stanno qua, io le sascio da tutte in mattina, appena mi vuoi. Guarda, se sei andata a cocca. Mica è a sorato, perché non fai una cosa? Dici. Giorno fratello, scende da in nano poco! Signora Marchesa, posso uscire? Madama Castellana, posso andare? Ma te! Ma io venivo a così bello un baccalà in dolavra! Sì, mamma, che bello suono che mi ha già fatto! E i fiori, io l'ho detto. Ma sono tutte sciocchezze, mamma. Vabbè. E chi è il giovane come a te, questo aiuto a scuola, io di queste cose non capiscono niente. Oh, ma ti sta a leggere due pagine una dietro l'altra.
E chi sarà quest'ora? Chi sarà? Può essere qualche nobile del quartiere. Signora, c'è un signore che chiede di lei. E chi è? Dice che è un suo vecchio amico e io poi non so, sa, sono discreta. E come sta vestito? È tutto allifato. Come? Tutto allifato. Ti dispiace fare la traduzione? Molto elegante. Falli entrare, falli entrare. Mamma, e se fosse qualcuno che vuole entrare in casa fraudolentemente? Fraudolentemente, con inganno. Ah, no, no, non ti preoccupare, mamma. Ma allora io me ne vado di là, perché se no qua parlate io non capisco niente. E imparano il latino che stanno a parlare solo che i morti non imparano a svelare i soldi. Prego, prego, si accomodi. Buonasera. E di più? Ma di più? Emilia. Tu? Voi? Sì, io. Augusto Ferri Vecchi. Forse passano mai dopo andando da presidente qua. Emilia. Emilia. Signora. Signora. Signori, sto qua, ditemi tutte le male parole, tutti gli insulti che volete, io vi sentirò in ginocchio, in preghiera, sugli attenti come meglio preferite. Non può essere, non può essere, che stai non suonando come sto facendo questa grande disgraziata dopo tanti anni che non rinda a casa mia. Signora, io non sono un uomo. Ossaccio. Sono un padre. Sono maledico. Tu sto disgraziato posso venire aiuto tuo santo in casa mia. Signora, me lo ripeti. Me lo ripeti, vengo in questa casa solo come un padre. Un padre che può avere i figli suoi. Oh sì, e ci avete messo poco tempo. Aspettavate un altro po' che vi presentavate come nonno. Signore. Sentite, sentite. Ma perché vi morite fra passanuari? Ma non vi basta avermi frandole frodolenta? Insomma, avermi fatto passanuai tant'anni fa! Ma non vi ho ingannato! Ma non vi ho ingannato! Io non ero scavolo, ero quasi scavolo! Quasi? Sì, sì, che la fai? Mia moglie che stava malata, e io che sapevo? E io? E che colpa? Un medico ci aveva dato 3 mesi di vita, che aveva fatto? Cercava conforto al mio dolore. E io? Ieri una vaglioncella stava per fare 3 mesi ci azzeccavi! Ecco, Puletti, signore, lavora come il fumo. Nessuno lo sente, nessuno lo arracco, lascia così. Solo, piezzi Pietro, solo, mi lasciaste con dei figli. Con l'unico comporto ogni tanto di andare ai piedi della Madonna e di buttarmi qualche bestemmia feroce! A me? Sì. Oh, delusione, tu mi chiamava Michariel. Sì, mi chiamava Michariel. Michariel, passariello, zuccariello. Sì, ma avrei mo' come populista chiamare. Vengo in Venezuela. E là a Caracas mia moglie trovò una clinica specializzata per alleviare le sue sofferenze, ma... Sentite, voi non tenete figli, voi non ci azzeccate proprio. Voi non ci trasite proprio. E mo' mi pare che state esagerando. Ah, sono figli soltanto a me. Veramente mi pare che una certa collaborazione mia pure c'è stata. Disgraziato, uscite! No, mi tu questo non può. No, io sono venuto che voglio per i figli miei. Signore, facetemi per i figli miei, signore, vi prego! Mamma! Mamma! No! Adie. È uno del tasso. Ah, non è, no. Allora non mi faccio così nome in capace. Scusa, che lasciami da dire il tasso. Vai a te. Tra se ne indò per tornare l'inguline e quattro mi ha sputato ancora. E ha fatto pure. Ma chi è? Mio fratello. Mamma mia, e che paura, ma credo che era mio figlio. Ma quali? Emi, io sono disposto a tutto. Io ti voglio sposare. Sì, ti voglio sposare. Ma tornate in Nuova Venezuela, va! Finalmente me l'irà tutto! E chi lo tu stai maledetto con Mabuia? Così fa! Scusa, anche quando stanno frischi e tosti se ne vanno carrettiati. Quando poi non servono più. Bene, nata arricchiana una disgraziata in io. Modestamente, signore, io sono ancora sano, vincita e battaglia. Ma siete malati di cuore! Diciamolo tutti, io ho mentito per legittima difesa, non dico proprio niente. Oh. Gli no. Ma venite a sci! Numero va! Gli altri! No, numero va! Uscite! Numero! Ma che?
è una rettassa. Ah, che schifo, non vanno a vedere la guaglione, che ha fare una faccia di San Luis. Hai ragione, mamma, perciò sei un contrabbato, scappate. Vabbè, mamma, io vado un attimo da di fronte, che mi deve prestare un libro. Uscite? Sì, perché? Come si deballella? Grazie, sono gli occhi vostri. Vostra figlia signora è un fiore, una perla. Bella, bella. Gesù, Gesù, ma a casa per due scuro. È fidanzato vostro? Perché? No, dico, statevi attenti però a questi giovanotti moderni, chi non tenisce, che bella capa. Già, forse sono meglio certi vecchi pappagalli. Quante palle lì, però! Ehi, voi non veniamo! No, io me no! Voi non veniamo! Io me no! Mamma! Io me no! Via, no, no, io non me no! Mamma! Mamma! Oh! Signore, se ne trovate? Ah, è un'età. Allora è giusto, cosa se ne trovate? Allora, qua la mia stessa indipendenza. E per carità, io scherzo, eh? Ah, per carità, siete un giovanotto così brillante. Beh, non voglio che vostro figlio, che simpatia, quanto mi piace. Che quando mi andando per casa. Ma senti, io scendo un attimo, vado a fare un servizio, vado da tutti. Vai, vai, vai. Scusate, ma voi che fate a porta? No, dico, sicuramente siete fidanzati in un giovanotto così attraente. Che brutti malati che corre chi si ferma. No, sentite un mio consiglio, andate a rete e firma da oggi, pure sono tutte birbanti. Ciao, come sposa nonna. Oh, ma amore di ciao papà. Ciao, come avete detto? Ho detto ciao papà. Brava, brava mamma. Tu e sì, non lo sapete che me lo sto piangendo ancora la buon'animo di tuo padre. Lo so, ci vediamo dopo, mamma. Mio figlio che si va a sanato padre. Ma chi è? Ma vengo per un morto. Signora, come avete permesso che i miei figli chiamassero papà un altro uomo? Chi è sto coso brutto? Chi è? È il fidanzato di una mia amica che morì disperso in guerra. Lei per un dispiace, insomma, certo monaco. Non ha ci capito niente. Ah, e che le radici dei figli miei? Ah, e che le radici era mio fratello che tornava prigioniero da Germania e che ha trovato tutto il criato. Per combinazione, mi trovai questa fotografia in da bocca. La scelta fa un grande meno. La pennetta vicino muro e dice: allora, chi stai papà? Bucciardo! E che l'aveva detto? Che l'aveva detto? Che erano figli di un delinquente sposato che se ne è scappato Venezuela. Almeno sanno che ebbi dei momenti di abbandono amoroso. Ma sanno pure che il padre mi doveva sposare al ritorno dalla guerra. E invece morì patriotticamente, combattendo per la patria. E come si chiamano? Lola, balestiero con mamma. E mo che sai tutte cose. E almeno. Sì, sì. Però, e quando? Mi dispiace solo per quei 500 milioni che cercano due padrone e non li trovano. Ma quali 500 milioni? La mia eredità. I miei soldi che non saprò mai a chi lasciare. Ma perché voi tenete? 500 milioni liquidi e tutto un patrimonio di beni mobili e immobili. Ballista. Ballista. Ecco, vado a fare il testamento a favore delle opere militanti a chi tenga. Ah, scusate, permettetemi solo di lasciare questi due brillanti che avevo portato in dono ai miei figli, cioè no, ai nostri figli. Oh, caspita. Sono due stelle, eh? Vabbè, sono due stelle, sono due gioielli. E' accapazzata. Per la riunione hanno sbaligiato una gioielleria a Bascia. Mariola addirittura. No, questo no. Questo grazie. No. Guardate, io non posso accettare. Va bene. No, non posso accettare. Ho capito. E in un momento, io non posso accettare. E miei figli mino è un loro diritto. Hai ci capito. Tra me e voi. Chi ci stiamo tra me e voi? Ci sto ma. Ma per i figli? Tra me e voi c'è sto su. E facciamo un mondo con voce. Ma e i figli mi no. Non lo potremmo fare che allora rispetta. Vabbè, allora mi permettete di frequentare casa vostra? Però vabbè, il signor nessuno se ne va. Vado a fare testamento a favore delle opere mie. A favore delle opere misericordie. No, non me. Voi non ve lo potete. E perché? Tenete due figli. Ma voi tenete i figli. Guardate che tra me e voi ci sto male. Ci sto su.
Ci stanno in mondo. Ma se sono alzati pure in mondo. Ma i nostri figli no. È un loro diritto. Allora posso frequentare casa vostra? Mamma trova una soluzione, però. E chi dico? Voi chi siete? Chi sono? Un cugino. Un vostro cugino che tanti anni fa era innamorato di voi. No, non tutti questi cose mie. Tra me e voi c'è sto madre, c'è sto ciumma. E poi ho un cugino che mio fratello non conosce. Allora come c'è tu un risolto? Pure sono 500 milioni. 500 milioni? Sta dato una soluzione, sta dato una parentela. Sta dato una soluzione. Ha ci trovato solo con un'amica e chiesto come si chiama? Ma che brutto nome che te. Ma poi ad ogni modo, mo che bene, ma io dice dica figli miei. Oh no, quali figli? Ah, ma se dice giusto per dire, io sono un amico di Pasquale Saponaro. Eravamo soci, quindi di un piccolo capitale che è cresciuto. Adesso vengo a fare il mio dolore. Vi riporto le spettanze su che spettano a voi. E a vostra madre? È a vostra madre. Sì, un momento, ma teneste pariente chi se ci stesse qualcuno che avanza sordo, no? No, io conosco. Voi siamo d'accordo? Però guardate, se dici tu qualcosa ai figli mia. Sono non me niente. Oh, è vero. Ma chi si sta ancora qua? Ma perché ridete? Ah, no, per un carosello che ci hanno raccontato poco fa. Ci sta il conto quello che si sta mangiando la testa di un suo nemico. E arriva da dietro Dante Alighieri che dice è più buono perché ci ha messo l'olio Dante. Parlo. Ce la già dice la claretta, ce ne poco bene. Claretta! Per il claretta c'è! Sì, perché dobbiamo studiare un po' insieme. Ma loro sono le positive. Dunque, signora! Ancora non avete finito! Dopo che cosa sento parlare il passo? Ah, poi mai che non può dire quello che facesse! I miei gioielli! E pulirne da morto! No, dico i figli miei! Ah. Ma perché sono stato a danno a caratteristica come sono belle pure di chiamò? No! Che lei è stata Maronna, ma non mi ha fatto parlare. E perché? E perché guardate, ci tenesse tanto che sta Claretta Cecilia fosse presente quando voi venite a fare la sceneggiata, fate dei soldi. Ma è una cavanza sotto. No, quando mai? Quello è un pensiero che tengo io nelle cerebelle. Facete una cosa, mo, scendete via a fare una cammanata. Vado a fare una cammanata. E poi, quando salite, dice sta Claretta Cecilia parlata, altrimenti. Ma stipo. Guardate, quella è Claretta Cecilia e una signorina vestita elegantemente, una bella faccetta. Per il bene dei nostri figli faccio qualunque cosa. Okay. Ah, una bottiglia di champagne a dritta. No, perché? Perché vi posso bella che quando vengono i guaglioni io ci voglio di papà. Tutti sti tappa. Pezzo. Tutta sotto sta scopa che siete riusciti a portare i voti che per cosa aggiaglia. Vabbè, ma va a cattà. Bravo. Guardate che non voglio una guaglionata, no? Ma sto fatto come c'è tutto sti sole e l'andare lì e l'andare là. Carolina, giacchettina e borsetta. Ecco signora. Si capisce. Aspetta un po' questa cosa, giacchettino e can. Mario? Aspetta un po'. Scendo, perché tu non pensi mai che ne hai una bottiglia di champagne rinda a casa, capito o no? Mi madre, io un cazzo come devi. Mica, e per la roba come mi vedi? Mi raccomando, tenete tutti in ordine! E la 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 lì, e la 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 la. A me vedo quando fa così mi fa mettere da paura. A me può alzare qua questi cose, poi... Scornaccia! Se ne andate! Uccello dopo! Ma scanzò! Oggi, ma che fate? Le dobbiamo studiare! Ehi, ma una volta da studiare, una volta mamma di capuccio sotto naso, a casa fanno i predofini!
Ti serve la scrivania? No, non devi preoccupare, mi sono seduto qua. Don Michele, fuori c'è uno straccione. Dice che vende le penne. Le 50.000 fanno. È così insistente, fa una penna. Ah, è pure insistente, allora. No, ma... no, falle presi. No, non me la mai, fa sempre così, non me la mai. Prego, prego, ti accomodi. Permesso? Prego. Signori, scusate tanto, la dignità mi impedisce, il bisogno mi costringe. 10.000, 500 euro. Ma che sta? Ma io la puglia non mangio. Ma vorrei che questo palazzo già l'hai fatto e mi sono scordato. Voi tenete una faccia luce. No, io vengo per la prima volta. Ah, e allora? La dignità mi impedisce, il bisogno mi costringe. 10 penne, 500 lire. E facciamo 5 penne, 250 lire. Non so poco. Ma fratello caro... Oggi sì, facciamo 20, ma servono. No, 20, ma cadaci, la B. Così 20 anche per me. Una a te. 40 penne. 40 penne. Grazie, grazie. Scusate, visto che siete brava gente, se potessi avere un bicchiere d'acqua. Ma c'è? Non ho avuto di completo bicchiere. Voi permettete? Prego. Sto camminando stamattina sotto sopra. Purtroppo a questo mi ha ridotto la guerra. Va bene, non vi dovete mortificare, anch'io sono un pensionato di guerra. Sì, ma io non sono un pensionato di guerra. Signore caro, qua vedete documentato e testimoniato il calvario dei figli della pace. Guardate qua con me e venite con me sopra. Sì, uè! Che è successo? Ma poi siamo! Ma che cosa? Sì! Che siamo antichi, stessi. Che succede? Sì, signore, no, per Dio, ma perché mi guardate così? Oh, madonna mia! Oh, madonna mia! È incredibile! No, signore, la dignità mi impedisce, il bisogno mi costringe. Ma se è penne e neboli, dimmelo male! Ma... allora, è una parola, Signore, la dignità mi costringe. E bisogno mi impedisce. Veramente è bisogno che costringe. Cioè, perché mi sono emozionato. Ma che succede? Sì, sì. Guarda, sì, guarda qua, lo sangue non ti dice niente. Il sangue? Ti amore, il sangue, il sangue. Ma chi mi ha fatto fare sta dicca no? No! No! Miss! Ti amore! Senti, è inutile che fate, avete parlato in tedesco, siete nazisti! No, no, venite qua, venite qua, non aspettate, venite, venite! E lascialo, me lascialo! Hai ragione, ma nessuno lo fa niente! Sì, ma scusate, ma questo qua, io sono povero, sono un uomo che ha tanto sofferto, un uomo che tanti anni fa fu disperso in guerra! Disperso in guerra! No! Venite qua, venite, non vi succede niente! Avete detto disperso in guerra? Sì, sì. 10 anni in Russia. 7 in una casa di 2 contadini. Gente semplice. Mangiava, beveva, dormiva. E chi si neve ci vuole? Poi, la memoria, aveva perso la memoria, ma ricordava ciò che era. Poi i 2 contadini morirono e me ne avete dato una casa. Una vita di stelle. E oggi la dignità mi impedisce e il bisogno mi costringe. Ma che c'è da fare? Noi non ci conosciamo. Ve lo dicevo io. Quando è successo il fatto, io stavo in Germania. Guardami buco. Io sono il fratello di Emilia. Ah, veramente. Ma chi è questo Emilia? Emilia Balestrina, prima di essere la manata. Aspettate, aspettate. Emilia Balestrina, prima di essere la manata. E poi guarite, questi due. Questi sono i miei figli, le Emilia. Ah, questi sono i figli di Emilia. Ah, bene, bene. Emilia, chi è? Sembra che era la prima di essere la manata. Sentite, io la conosco. Ah, aspettate, aspettate. Sentite, ma questo chi è? E chi si sono lì? Calmi, siete sicuri?
E come no? La scuola Savonara, il tredicesimo fanno. La scuola Savonara, è lui. Guarda, io sono debole, non mangio la tre giorni. Ma aspetta, scusa, ma come faccio a dare la fotografia? Quella fotografia l'ho data alla mia fidanzata tanti anni fa. Ah, è mia. Senti, ci fa miraggio, no. Io non so voi da me cosa c'era cercato. No, però di una cosa sono certo, ve lo giuro. Qua ci deve stare un grosso equivoco. Io non sono la persona che credete. Le tagliatelle mi piacciono. Per cosa? Le tagliatelle. Senti, mi volete torturare? Ma sto no, tempo. Sono per voi. Ah, per me? Eh sì, noi siamo contenti che vedete mangiare. Qua ci stanno pure le salsicce. Ah, pure le salsicce. Sì, la frutta. Pure la frutta. E questo che cosa? Il dolce. Pure il dolce. Gesù, Gesù, sta brava, io una pensata a tutto. No, si è dimenticato il vino. No, non fa niente. Niente vino. Non esagerò. Niente vino. No, io non esagerò. Un solo piaccio. Allora io mi siedo. E anche incomincio, Sono bello da pregare. Mamma mia, chi l'ha visto più stupido? Buono. Ho capito come è venuto. A ricordarne voi. Un momento! Ecco, mettetevi qua bello, bello, comodo, comodo a vostro occhio, Grazie, grazie figlia mia. Ma io amo figlia! Adesso posso una famiglia di scia. Ecco il vino. E su, mangiate, mangiate. Sì, si può mangiare, in fretta e me ne vado, È una parola. Ma perché devo pagare qua? Da pagare! No, io non voglio pagare, non voglio, ma soprattutto... Non posso pagare! No, ma voi ora mangiate, andate di là, mi fate un bel riposino. Un bel lettuccio comodo, comodo, questo. E si capete un po' poco con te. Un giornale! Poi vi svegliate! Me la dono che non devo avere niente. Un bel lettuccio, processo tempo, e ha ragionato. Mannaggia la memoria. Però, sapete che vi dico? Allora, mi so buco, non si lo posso. Io, lo sei. Ma a me voglio stare di tutto. Mamma! Ho un guato cosa niente! Aspetta un momento, ma la signora ha deciso dal balcone! Sì, ma è pericoloso sta signora! No, non è pericoloso, però ce lo dobbiamo dire piano piano. Sapete, queste sono cose che non si possono dire così. Ah certo, si dicono piano piano. Ma che è sta signora? Emilia! Posso andare? Sì, però mi raccomando, non dite nemmeno una parola. O sì, pensateci voi, ma con calma, mi raccomando, con calma. Venite, 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 forza, venite. Mi aspettate un momento. Veloce, presto, presto. O sì, ma raccomando, pensateci voi, con calma, è venuto la retta c'è c'era. Ma ha capito con me? Niente, è niente. Chi ha fatto la biscicante? E non ho aspetta, Carolina! Ma sei strofinaccio! Ma aspetta, sta zitto! Asciugante, devo dire una cosa. Aspetta, aspetta! Mamma mia, ma vedi che la retta c'è, lei, mi raccomando, non ti fa sentire questa voce carottiera! Ah, fotografico un po' di là! Quello che è sta qua? Perché è lì per la vananza! E mi sta già dicendo una cosa! E sta già dicendo una cosa, e sta già dicendo una cosa, e quando parla? E mi, il momento è solenne! Clarenta Cesce! Carolina! Carolina! Apri! Apri! Uzz! Ce l'avete detto? E come faccio? Che la parlo sempre io? Parlami italiano. Mamma da non studio mai in terra. Vieni, vieni, Clarenta, vieni qua! Disturbo? No, ma che ti fai uscire dalla bocca? Claretta,
io vorrei almeno avere una volta l'onore di tenere i tuoi genitori qua a casa mia. Ma voi lo sapete, quelli sono troppo impegnati, mamma e papà. Lo so, quelli sono aristocratici. Sisina! Umberto! Mamma, ricordate, scusa un momento, mamma, noi ti dobbiamo parlare. No. Sì, mamma, ti dobbiamo dire una cosa di grande importanza. Ma c'è sta planetta c'è. Non fa niente, può sentire pure lei. Ma se volete me ne posso pure andare via. Ma che dici? Vieni. Mamma, preparatevi a sentire una cosa straordinaria. Ma che ha piaciuto? Mamma, sa fatto. Mamma, la vita è più di un romanzo. Tutto può succedere, tutto può cadere, perché la vita è più di un romanzo. Certe volte la vita ti fa capire che delle situazioni, poi a loro volta ti fa andare bene la vita. È tutto un romanzo. Mamma, si tratta di papà. Ma buon'anima. Mamma, sì, parla tu. Mamma, papà è vivo. Disgraziata parlata. Ma che state dicendo? Voi stessi sicuramente. Umberto. Sì. Questo è vostro padre, lo vedete? È lui, non date retta a nessuno, è lui, è quest'anima santa. Buonasera a tutti. Signore, mi dà essere, io sono... Un grande disgraziato. Che dire, signore, io sono... Un farabutto, un delinquente. Ma già si può... Via giovente. Scusate, ma voi come vi chiamate? Io? Claretta Cicere. Ma basta imbriacato di grandicchia. Mamma, ma volete che lo butto a calci fuori? Tu non sai chi sono io. Scusate, ma voi non siete quello delle tasse? No, mi sono finto agente delle tasse. E chi siete? E ora non lo posso dire. Ma allora non ci capite niente. Ma sono sbagliata. Guardate, chi mi prende a schiaffi? Posso farlo? Io sono Augusto Ferrecchi, il più grande amico di Fu Pasquale Savonara. Voi? Sì, io. E perciò, io che non ho figli, badate bene, non ho figli, vengo a voi e vi porto un'eredità di 500 milioni. Voi? Caroli, sì. Porta la champagne, Caroli! Se volete abbracciarmi, abbracciatemi pure. Lo potete anche fare. Io non ci sto capendo ancora niente. Ma come? 500 milioni non ne capite niente! Claretta, tu hai capito! Sì, ma si vede che sono tempi di eredità, perché a me mi è morto uno zio e ho ereditato 2 miliardi! Ma faccia! Ma io vedo che voi volete continuare a parlare! Parlate! La mobilia! È un'eredità di 500 milioni, è un patrimonio di beni mobili e immobili! Pasquale, che cosa sono i soldi che tu ci porti? Noi vorremmo averti qui con noi! Umberto, Sisina, vostro padre è un sant'uomo, prima di partire per la guerra pensa a voi, e con un piccolo capitale formammo la famosa ditta Savonara Ferrecchi. Adesso io, dal ritorno dal Venezuela, da Caracas, non faccio altro che portarvi il suo patrimonio moltiplicato. Centuplicato! Papà! Ma chi chiama? A papà non voglio dire una mezz'ora! Ma lasciate che pronunciano questa dolce parola! Lasciate che chiamino l'anima santa di Pasquale! Pasquale Savonara, amico mio fraterno e grande socio in affari! Come vorrei restituire nelle tue mani le ricchezze che ti spettano! Papà, vieni, sei ricco! Buonasera. A dove sei? Pasquale Savonara. Evviva! La domenate! Facciamo un assetto! Da sci a sto brugno. Fatti chiamare.
Se i figli mi sanno la verità, io mi vengo a bascio. Per me quello che mi dite di fare faccio, ma non c'è io, ma non vaga, a già sta resta. Vabbè, bello, fatti che si mette a disposizione. Ma vorrei che già mettere pure un resta a presso. Oh, Gesù, Gesù, guarda, io si mangio, beve e non fa niente, io mi arrangio, e caccio pure il renato. Beh, vogliamo dire, sentiamo, parlo meno fesso. Parlate. L'unica soluzione è che uno si potesse... Te sta zitto! Mia moglie! E io come faccio? Dopo che per tanto tempo ha tenuto saponare un coppa all'altare, devo saponare e metto a ferire. Via faccia, domi! Per tanti anni di sacrificio, dove metta? Sì, ma non dici mai la verità. Io a Roma metto. Effettivamente, prima andavo via i soldi, così i figli vostri, se non andrà a zitti. Sapona, ma vi devo fare una cortesia. Ma già sta zitto. Ma vi dai il tuo sangue. Ah, voi sapete che siete un bello tipo, ah. La signora si è servita di me e per anni e anni si è spacciata per mia amante, poi ha sfruttato la mia faccia, poi siete arrivati voi, ma siete spacciati per amico mio e avete combinato questo. E se io se ne vai che lo riga i figli miei, papà è spavito. Dopo tutti i ragazzi si sono affezionati. E beh, quando fa così mi indispongo. E come faccio? Io mi sono creato un ambiente, delle amicizie. Michele, dice tu che amicizie tengo io. Ma ci ho costruito un castello a prega a prega. E mo non è venuto all'America, non è venuto dalla Germania e mi volesse con guai a me. Ha unito sentire la parola in offesa. La cosa Tata più zitta! Che mi faccio fatto me. Oh. Ehi, permettete un momento. Ui, tu te ne hai accanto. Ma voi mi siete mica da siamo? Io non mi faccio capire, ti spezzi tutto. Io sono un cugilatore, capito? Mi dà spacchino. Guardate che non si mette in voi, ti mangi per tutto quanto si entra mai, capito? Ah, oi! Finalmente avevamo acquistato un creatore, altrimenti quello era capace di impiantarmi un grano, proprio oggi che è venerdì e che poco di qualche giorno. Che piantava? Un grano, un guaio! Volete dire una grana? Vabbè, sapevo non ci parlare in dialetto. A proposito dei grani, che mi serve qualcosa di soldi in da sacco. Io ero girato 50.000 lì. E si offre tu. Ah, sì? Ho sapete che siete un bello tipo. Ah. O bar, o tassi e sigarette e russe. O ristorante a mare con i ragazzi. Ma voi chi vuol fare per tanto milotto? E che colpa mia. Voi avete detto che ho 500 milioni. Gesù, Gesù, ma chi sta so pazza? Voi mi avete messo in una situazione insostenibile, voi mi avete inguaiato, perciò io mi già mantenuto all'altezza. Avete ragione, avete ragione. Muovendo anch'io, muovendo anch'io. Uè! Ma che? Ecco, ma tu senti, muovendo anch'io, muovendo anch'io e manca da muovo. E stavo pensando a un'altra cosa, capiva? Tu hai capito Umberto che cosa ha detto ieri? Sì, che dobbiamo andare al più prezzo dal notaio per mettere i soldi che rispetto non faccia a papà. Voi non saci niente, sono stati tutti i vaduni, eh? Eh no, ma i soldi me l'hanno faticato dietro. Dai, statelo a te, ma parlo pure per tua mamma. Guardate, io per sto fatto non dormano, a me mi ha bruciato la fronte. A me mi ha bruciato ma... A me mi ha bruciato tutto coso e quando c'era i soldi a chi sta. No, io me ne vado. Savona! No, vabbè! Signora, signora, io sono un signore. Sì, oggi ci state quasi la carità. Però i soldi buttati in faccia così, io non mi chino a prenderli. Me le devo offrire come un fiore. Ma insomma, tu non lo fai fare, io castigo, ma tu non vuoi a me! Quindi, tu non ce l'ho, capito? Mo ce l'ho. Io sono stato andando lontano dei figli miei, ma con la civizia ci sono vicini, non faccio come tu ci Signora, scusi. Sì, scusi, non ti preoccupare che stiamo noi. Senta a me, vieni a casa. Tu devi avere pazienza, hai capito? Questo è un fatto di sangue. Vedrai che pian piano prenderanno affezione pure per te, capito? Te sta capo. Che stiamo fatto? Tu sto fatto! Grido fatto! Emi! Ah, Carolina! Che stai facendo? Io sto pigliando. Cosa cazzo la munnezza? A me! Ma io l'ho presa per darla a voi! Oh, quanto è bella! Grazie, grazie! Va a fare un caffè! Ma io me ne vado! Io me ne vado!
se non vuoi, se non vuoi, venite, Savonare, venite. Pronto? No, la signora non c'è. Chi siete? I De Bellis. Oi, questa è una grande famiglia, fanno sempre parte di quel castello. Va bene, riferisco. Arrivederci. Erano i De Bellis. Hanno detto che mandano una persona a cui ci tengono molto. È una sorpresa. Mi raccomando di accoglierla bene. E chi sarà? Io lo dice che mi fa conoscere gente importante. Non lo so. Visto e considerate che più tardi noi dobbiamo avere delle visite. Non è mai idea che ci mettiamo qualcosa di robusto sotto i tetti. E che pulisse, saponare una zuppa di carne cotta. Come? Ma va la colazione. Ma cazzo, parlo. Brava, brava figlia mia. E quanta bella roba che hai preparato. Burro, marmellata, tartine. E voi dicessi il caffè fa male ai nervi. Ah, ma chi ha detto? Sì, sapete, dopo tanti anni di privazione e sofferenze. Quello che fa m'arretrato. È vero, piccola fatina mia. E in quei momenti di dolore, sapete che non servi qual è? A chi poteva rubare? Ai figli. Ah, ecco. Ai figli che avevo lasciato bambini e non sapevi se mi ricordavi più. E ciao. Nena, Nino. Ma che fa? Chiama? No. Sì, sì, ne. Pupatella, pupatella. Paparino, paparino, gnoccolino. Ma vi porta tutto di là e non stare più comodo. Ma dai, no, ma avete visto come muovono bene? Sentite, voi poi tutti sti scene sentimentali nemmeno l'ha vista la fa. È colpa mia. È la parte, è il ruolo che mi avete affidato. No, casa da trovare una soluzione. Beh, certo, sa da trovare questa soluzione. Trovatelo voi ambresso ambresso. Sì, poi mi vado a mangiare, scusa. No, no, io sono geloso. Chi non muore proprio? Vabbè, ma tu comunque ti sei messa faccia a te, se non fai simpatia. E buongiorno. Oh, Bertuccio caro. Ah. Mi schifano proprio. Ma non Umberto volete parlare? Sentite. E che cos'è questo voi? Dateci te tu, quello è un ragazzo. Ah sì? Ma quelli miei figli vi devono tenere come quasi un secondo padre. Sì, sì, voi siete un uomo speciale, unico. Senti, ieri sono andato un po' al centro e ho preso queste cravatte, ti piacciono? Belle, ma un po' pacchiane all'americana. Mamma, siete una cosa. Proprio saranno pure all'americana. Sì, forse hai ragione, sono un po' pacchiane, troppo giovani. Va una cosa, chiedetelo tu. Me ne è privato inutilmente, faccio poco uso di cravatta. Mamma, vabbè, guarda che sto bella. Mamma, sono stato a comune a vedere per le carte. Per me. Dicevo, sono stato a comune a vedere per le carte. Avete sentito? È stato a comune a vedere per le carte. Quale carta? Mamma, io penso che voi e papà vi sposate, no? Io e papà? Sì. Sì, ne volimmo l'uomo. I figli mica fanno sapono. Però non facciamo come la gatta che per la prossima cerca i figli giocati, con calma, anche il fatto del notaio, con molta calma, tanto i soldi stanno in buone mani. Oh, ma questo nessuno lo mette in dubbio. Grazie. Però per carità stiamo sotto cielo. Per carità c'è danno salute. Ma si dona gusto le venne in parto. E si dona gusto fare incidente alla mano. E si dona gusto le cadere col ricciolo in capo. E si dona gusto. E tu quando vuoi lo fa succedere? Quelle ragazze dritte, quella ha preso dal padre. Tutto dal padre. Talis il figlios, talis il patros. Proverbio? Venezuela. Ma io non lo voglio raccontare un fatto di vista. Analogo proprio. C'è un signore che teneva i soldi in un altro in faccia e morì con un fulmine in testa. Ma così a te? Ma guardate quel Pasquale che fa raccontare i figli. Ma vedete che fantasia! Ma voi non sapete niente. Che sta? Niente, io ho detto a papà così, giusto per sapere. Ho detto, papà, quando siete nati? Per sapere il comune. E indovinate che cosa mi ha risposto? Oggi. Ah, lo sapete pure voi? E siamo amici. Ma già saperlo prima. Datemi che li capo. Ma che devi fare? Grazie, no? Mi cravatte in gonna sta volando. Però ti ha mandato un bacio. Oh, e come la fa? Se come la fa, ci rubace. Vabbè. Per il momento accontentati di questo, poi dopo le nuviste. Ma io sono geloso. Emi! Oh, ma! Oh, giù! E tu che fai, caga? Signora, spazzando in cucina ho trovato questa 10 lire. E che sei capace di fare tutto, che non lo lavano a me? Hai capito o no?
Grazie, grazie. Ma come hai fatto a sapere? Me l'ha detto Don Augusto, l'ha detto. Don Augusto, si è arrivato il tuo compleanno. E come facevamo con Don Augusto? Don Augusto gli ha regalato delle cravatte bellissime, la mia del mondo. Chissà quando avrei speso. Ma non fa niente, sono contento, sono contento. Tanti soldi ci stanno, ci stanno. Ma io non erano più. Papà, i soldi ci stanno, non ci stanno, non fanno la felicità. Affetto sì. Papà, sentite a me. I soldi non sono niente, i soldi fanno schifo. Bravo, bravo, bel mio principe ereditario. Ho pigliato la mazza, una cenda forte. Ma che volete fare? Ma proprio oggi che è il compleanno di Pasquale, non volete mangiare con noi? A proposito! Papadino, cosa ti fate per pranzo? Fai tu, pasta, antipasto, post pasta. Invece per voi? Che cosa voglio mangiare? Pasquale a spezzati! Ma la fidanza di Pasqua la fanno sempre in Venezuela. Sì. No, dite tenete qualche dieta particolare, secondo me non state troppo bene. Ma che mette pure tu? Dite avete un po' con la pressione alta. Altissima! Allora starò nello dovuto, Invece papà deve mangiare assai, è vero? Però mi raccomando, non facciamo delle pietanze troppo pesanti, che qua oggi può venire qualche d'uno. E chissà oggi a che cosa mangia. Vabbè, io vado di là a studiare un po' con Darwin. È Darwin che dice che è l'uomo della scimmia. Ah, è della scimmia. E tu senti che sono figlio suo. Ma non decidi ciò, figlio. È una teoria degli scienziati. Ma che pulito sapevo. No, non ce la faccio più. In faccia si sono giri o sono devi, mi sento come se avessi avuto una pagliotta. E chi sta fatto testamento? Emilia! Emilia! E lei mo si dice la cosa più ragionevole è ovatta. Eccolo che santa legge, lui mo faccio riavano le nuvette. Emilia, la cosa più ragionevole. Dice, parlo con te. Sì. Chi Adamo. Ma c'era una cosa tu! Ma qua basta, questa è la parola di un genere, non la pistola! No. E a chi chiamare? Oh, manico! Ma non c'è bisogno! Emi, caso vuoi soltanto un treno o un aeroplano? E non basti niente, no? Emi, voglio un treno, un aeroplano! Vabbè, ma scendi là cazzo, io ho avuto l'ora. Quindi scusate, risultati, ma sennò come pazzi. Cami spottini, io ho così aggiunto. Ma perché faccio i racchi di giorni e forse era una volta? No. Ci fa uno che parte per un viaggio e ha un incidente mortale. Bravo. Allora abbiatevi voi chi venga a prese. No. Ma è un viaggio di lavoro per fondarie, Voi partite e mi buttate a me a prese. E non è così. Partito. No, come porta voi a prima. E allora partite voi solo, poi mi hanno dato un telegramma, sono morto nell'incidente mortale Pasquale. Tanti saluti da San Pietro, prima a trovo. C'è un ipuriti. Ho sennò telegramma che io fa. Pasquale morti in incidente ferroviario, stop. Vabbè, con i dovuti scongiuti, si può fare. Però c'è da mettere d'accordo con la postazione. E perché? Perché se per fare l'incidente, si cosa esce un dopo il giornale? Sì, poi qualcuno va a leggere, non trova la notizia e dice che ci sono stati che lui mi scemi e si mi chiede la pazienza. Poi le altre tu prendo la mano, guarda, perché a questi stagioni. Ma può essere pure una macchina! Ma via mia, ho da passa! Ma non dice la fassaria, è con cadavere, come facile? Oh, vedi, diciamo a passare un cadavere! Ho finito a malobitore! Forse parla? Il cadavere è scomparso nel rogo. Bravo! Bravo! In un rogo si trova sempre qualche cosa, una reggia, un naso, un osso. No, non c'è sta niente da fare, quello è indistruttibile. Emi! Omar, non ti scordare Omar, bravo, niente precipizio. Omar, voi precipiziaste con la macchina a mare, e il corpo non si trova più, se l'è portato alla corrente. Se l'hanno mangiato, i pesci selvaggi, frate, e tu sono a mare. E non è possibile. Ma volete campare per forza? E chi te lo so? E non vi spiego perché non è possibile. Perché oggi o domani, per te sì, non controllo. E venite a roba. E non è possibile, questa me non potete pretendere, perché non da Napoli non si può stare. Ma lui già sparò veramente.
voi scomparite a mano e il colpo non si trova e l'assicurazione ci paga. Tanto a me i soldi non mi interessano. Però a me ha assaponato, sì. E che bacio, ce ne facciamo così. Però io non cedo alle minacce. No, amore. Lo faccio solo per il castello della signora. Solo per voi. Grazie. Solo per voi. Solo per te. Che siete una donna di nobile qualità e di eccelsa intelligenza. Però Sandarice è proprio un signore. Mi verrà sanguente morte fa. Signora, col suo permesso dovrei scendere un attimino per una cosa mia. E la voglio avvisare però che tra 15 giorni vado via. Tutto insieme. Tutto posso tollerare, ma non che si metta in dubbio la mia onestà. Faccio la cameriera, ma sono una signora. Ma guarda, non le metta. Mi permetta, prega. È una decisione indifferibile. Come hai detto tu? Sì. Te ne vai. Sì. Se lo vuoi. Se lo vuoi. Mi scusi, mi permetta. Prego, prego. Apro e scendo. Prego, prego. Se lo vuoi. Se lo vuoi. Meglio, una testa mancante. Però perché ti mangiamo? No! Una testa mancante, ho fatto l'incidente mortale, ho fatto lo giornale! Una testimone del fatto! Ozza e dopo le di la mia età alfabeta e ci vuole giornale! E se la cameriera se ne va, lì come fa? Qua, possono venire l'occhio di Marchesi! Signora, c'è uno che chiede di lei, dice che lo mandano i De Bellis. Oh, vinto. Non è il momento di ricevere gente. Vabbè, chi è? Casomai non hanno preso. Faccio entrare. Mo faccio una cosa, mo riceva l'impiedo, io sì, sì. Subito se ne va. Prego, si accomodi, prego. Permesso. E in più. E sei così, signora. Per me è Filippo Primo. Piacere. Filippo Primo. Ma vado, non mi vedo. Non Ferrivecchi. Augusto Ferrivecchi, amico di famiglia, e mio fratello Michele, Mike. Scusate, permettete una parola? Prego. Giusto così, per sapere. Filippo Primo di? Ah, volete sapere dei miei genitori? Mi sembra giusto. Purtroppo non potranno essere qui perché sono morti in un incidente tanto tempo fa. Oh, mi dispiace. Signora, io sono Filippo Primo, fu Luigi Primo e fu Maria Antonietta di Francia. Ma niente di vero. Ma non mi prima d'ora. Scusate, giusto per non sapere sì, assolutamente. Per chiedere, voi che mestiere fate? Mestiere? me lo scusi, non lo perdoni, no? Signora, io sono... Signore, io sono un re. Figlio di un trono! Oh, trono! Oh, trono! Mi mettete in agitazione per me? Castiello Filippo Primo! Luigi! Grazie, mi ci voleva proprio. Sì, perché per venire fin qui sono venuto a Palazzo Leare a piedi. Abitate là? No, no, una visita, io abito a Cicciano. A Cicciano? Cicciano mi fa la capitale di Stoccolma. Credetemi, sto in esilio, in esilio. In esilio? Scusate, ma voi re di quale nazione eravate? Ah, scherzate, scherzate pure, questa è buona. E poi ero re nazione Stevacai. Ha ragione, io poi ero re nazione Stevacai. E allora che re? Scusate, ma questi che scherzi del cacchio sono? Voi dicete Filippo Primo? Oh Gesù, e voi che pulite? Meglio a questo mi chiamo, Filippo è nome e prima di cognome. E fu Luigi! Ma voi che pulite? A me se papà si chiamava Luigi. Mentre mamma face Maria Antonietta nome e di Francia di cognome. E ma per tutti in bracateccio non è magico! Avete signora... Sì, mi sono presentato in questa casa come re perché voglio fare regina vostra figlia Sisì. Signore, ma voglio sposare. Ma loro chi te l'ho fatto? Io non ne posso più, pensa mattina e sera. Io sono l'amico l'inquilino del piano di sopra. Ma l'inquilino! Michele! Michele! Faccio sul vostro terrazzo. Michele, signore, è ora di pranzo, è ora di pranzo. Noi dobbiamo mangiare, è ora di pranzo. Sto qua, sto qua. Che?
Nel caso tutte ore di pranzo. Il vostro marito? La scuola Savonaro, il re di vivo. Cait! Il re di vivo! Ah, il re di vivo! Visto l'ho visto, lo fa questo incidente, quindi non basti mai chiudere. Sì, di che ci fa lo sto? Il signor Filippo qui mi è venuto a chiedere la mano di Sisina. Don Pasqua, io sono innamorato pazzo. Sapete a volte il faccio per farla affacciare? E un tavolo in classe non l'ho voluto darci! Non solo! Mi va da sfida a fianco, appiccia la televisione a tutto volume! E vado avanti! Sono amori rampicanti! Purtroppo ridacci! 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 Ma io non lo sapevo che Sisina aveva uno zio pazzo. Comunque, Don Pasqua, sono qua a parlare con voi. Sì, ma è ora di pranzo, dobbiamo mangiare. Don Pasqua, io ho un mestiere d'oro, sono assicuratore. Sì, ma è ora di pranzo, dobbiamo mangiare, come mangiare? Don Pasqua, io ho fatto assicurazione a gente importantissima, politici, industriali, affaristi. Addirittura un gangster era già assicurato. Assicuratore? Fa pure l'assicurazione sulla vita? Sulla vita, sul lavoro e su sinistri. Ah, e sulla morte? Quando uno muore in un incidente? Detto in famiglia, la cosa va un po' per le lunghe. L'assicurazione promuove delle inchieste ma non forniscono mai. Bene, bene. E se un cadavere non si trova più? Che si aiuta a fare la manata? No. Dico, se un cadavere scompare in un cataclisma, in un rogo. Ah, nei casi di morte presunta, no. Si deve vedere. Bene, bene. Voi siete un ragazzo simpatico. Sì, ma io ero venuto per parlare di Sisina, comunque. Voi siete un ragazzo simpaticissimo. Venite, io devo scendere, ne parliamo per strada. Sì, ma guardate, io volevo parlarvi qui di Sisina. Sì, ma lo sapete che cos'è? Io non voglio far sentire a mia moglie, perché mia moglie quando sente assicurazione sulla vita ottiene per malauguri. Venite, devo partire, devo fare un viaggio. Venite, venite. Ah, Resi. Esce, lo cucchillo. No, che fare strano che se ne chiude a ore di pranzo. Ah, non t'agita, state calme. Rispondo il tuo telefono, fai una voce gentile. Pronto? La mi dica, la mi dica. Di Cecere? Maron! E la signora? La chiamo subito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ho smobile fino al congelare, sono qua. Ma come? Pronto? Oh, commendatore caro, ma che onore, che onore. Oh, sì, è stato proprio telepatite. Sì, come? Sì, sì, abbiamo mangiato. Ora non mangiamo più. Oh, ma è una gioia estrema che mi date. Se sono potessi e mangiamo a cibo. Come? Non viene. Chi non viene? Non viene. Cicerone non viene. Sì, sì, vi aspettiamo subito. Mamma mia, che Cicero qua, ma tu sai che sono i ceci, è la famiglia più potente che esiste, mamma mia, è il castello di Nevioni, ceci. Ma tu muo bene? Chi? Dica, tu muo bene? Guarda, io faccio il giuramento, se mi va tutto cosa buona, se si riempie il castello pieno di fiori, io mi scordo tutto quello che mi hai fatto, mi scordo il passato. E forse, dico forse, ti sposo. Evi! Evi! Si è asciutto tu, ma si è seccato lo giugno. Augu, mi raccomando, classe, si manfu, stile! Mi vesto come l'imperatore, spilloro, brillante, fazzoletti, sì. Ma onestamente quando mi vesto faccio il signore meglio di tutto qua. Osaggio. Mo prima mangiare. Perché c'è un po', mica sono famiglia come stavano. Allora, diamo un gelatino a tutto quanto, a Sisina, a Umberto, a Michele, mi raccomando, stile, stile, Simon Fu, stile. La la la
è un andarollo. Ehi, ehi, allora. Ma come il mondo? Ma come il mondo? Ma non dire, ma chi l'avrà portato di spia a cocco? Ehi, ragazzo! Prego, prego, prego! Si seggano, prego! Prego! Si accomodino! Si seggano, prego! Comodi! Ma non c'è annunciata la signora? Sì, subito, subito vi annuncio. Scusate, stavo un attimo distratta. Signora, ci sono i ceci. Permettete? Caro commendatore Ceccio, l'ultimo gradino è disceso. Vittoria, ma la cameriera mica ci conosce. Ah, ma volete litigare anche qua sopra? Tanto qui siamo tra ex bottegai. Ma questi ex bottegai hanno il denaro, io sono rovinato. Questa gente, gente grassa, qualsiasi cosa voi vedete o sentite, il genere, fate un buon viso. Ah, adesso tuo padre ci fa diventare attrici. Vittoria! Oh, commendatore caro! Che splendore! Oh, grazie! Voglia gradire? E fiore, ancora fiori. Come? No, volevo dire, quella scioccherella vi ha lasciato col mazzo in mano. Oh, signore, che piacere, cara. Oh, finalmente Manometto è venuta alla montagna. Finalmente mi onorate. Ah, cara signora, è un gran piacere. Oh, signora, signora, voi mi date una gioia estrema. In questa casa oggi è come se ci fosse stato un boom. Signora, ma che succede? Scusate, i facchini, ci stanno i facchini perché sto cambiando la mobilia. Naturalmente, immagine che mobilia di lusso ha preso la signora. E suo fratello? Ah, oh, mio fratello, adesso viene. Michael! Mi hanno lasciata sola. Michel! Peter! Ecco, vengo! Commendatore! Come sta? Chi? Lei! Ah, io sto bene! Lei si fa attendere? Basta. Ah. Scusate se ho le mani bagnate, ma stavo preparando il caffè. Ah, il caffè lo fa lei? È un ospizio, è un caffettiere! Il caffè, quando deve venire bene, lo faccio io. Come la capisco? Sa anche io di queste fantasie. Vuole sapere io cosa faccio? Ma schifo! Michele, i facchini! Ah, i facchini! Forse siamo venuti in un brutto momento. No, signore, no. Sono mortificato. Io sono... Non ho voluto, che è se sei tu? Michele! Vai a vedere i facchini, cosa stanno facendo? Va, 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 prendi i facchini, va, va. Ora vado io e li spuro in faccia. Ah, quello è un lazzaro, è uno scognizzo. Va bene, signore, con i servi e i facchini ci vuole la frusta. Come nel tempo antico. Sì. Mia moglie è proprio una fegataria di vecchio stampo. Mia moglie è proprio... Venite a vedere, commendatore, che bella facciata che tengo! Ah, oh, che bella! Venite, signora! Ah, signora, lo dico sempre che lei è una fedataria! Aia! Che dolore! Aia! E sono mortificato! È caduta una cacca vellucci in testa al commendatore! Ma tanto fermami che... volete che ci metto una pezzolella bagnata? No! Ho la pelle dura, asci! I facchini stavano litigando. Ah, sì, Augusto! Ma dove stanno? La scuola, dove stanno? Si stanno preparando. Dovete sapere che quelli si vestono come dei grandi civettoni. C'è specialmente questo don Augusto. Oh, e dovete vedere che sciambelli, che arrifaggine che se ne mettono. Mamma mia, si veste come il
Barchese Cianchieris. Ah, sì, sì. Anelli d'oro, sciarpe di seta. Finalmente vediamo tutti e due. Sì, sì. E i vostri figli? Ah, i miei figli sempre a studiare. Specialmente quella cosa, quel puttane del Virginio. Ah, la Divina Commedia. Avete visto come l'ha saputo bene lei? Non c'è sta niente a fare. I ragazzi la sanno più lunga di noi. Veramente anch'io ho studiato sulla Divina Commedia. Si capisce, andare e venire sulla barca sotto al sole. Il canto di Francesca D'Arrigo. Sì, bellissimo. Un usignone come cinguettava. Queste sono cose razionali. Io preferivo il Farinata degli Uberti. Michel, hai sentito il Farinata di Don Umberto? Quello è bellissimo! E mi sto facendo una cosa! Grazie! Stile, etichetta! Etichetta! Ma qual è etichetta? Rimano con l'etichetta! Ma questa lì c'è! Signora, forse suo fratello vuole dire qualcosa di fatti. Prego, secondo! No! Mio fratello mi chiedeva di Enrichetta. È una nobildonna, abbiamo fatto le scuole insieme, ma oggi in questa casa verranno i De Nobellis, i De Nobilis, i De Feudis. I De Feudis, sì. Hanno tutto Soriano. Hanno tutto Soriano. Hanno picchiato. Volete vedere che ci è venuto a trovare il cugino Fofò? Vieni il cugino Fofò, che piacere! Mi vado spalancato, che la venenata! Questo non è affatto l'accento parigino. Che stretta luce che ha piaciuto. Aspettate, ma cosa volete? Sta venendo un'estra truppa! Ma sicuramente hanno sbagliato porta, Non li fate entrare! Onde piglia bello! C'è più! Cumba! Abbraccia, non c'è più d'acqua! Ma abbiamo fatto la sorpresa, no? Che sorpresa! Ma chi gli ha dato i nostri diritti? Chi l'ha fatto venire? Oh, mamma mia, che ne mi dai? Che ne mi dai? Michele è stata! Ha un bottone! Mi ha affezionato in da qui da me! Grazie! Felicissima sera a tutto il signor Gruattale! Perdonate! Per me è un onore conoscere gli amici degli amici. Permettete, il commendator Gaspare Cecchi. Uomo del chic e femmina di canto. Piacere, sono Carlucci del Capo di Ciuccio. Mia moglie, donna Vittoria. La donna della Maddalena. Signora Maddalena. Ma quella Maddalena? Maddalena, come dice la canzone. Maddalena. Uè! Maddalena. Ma il socio peggio, io non scavo. Mia figlia Claretta, la figliolanza, e questa è Nanninella, e quella è Piscitiella. A me mi piace un bagnà! Bellini e fini. Qui va vita, fa capace, troppo buono, non ci sta. La cosa che è più bella, che è più bella, troppo bagnà! Ma non puoi dire, non puoi dire, ma perché, gente schietta, simpatica, cordiale, economy. Guardate! Permettete, usi la cava, simpatico! Ma no, mi scordi! Stiamo avendo dico a tutta la famiglia perché l'avremmo fatto strada a Emilia. La bandiera di tutta la banale, con tutta la signora, che maniera! Ma ti dà credere. Non parevo mai donna Emilia a baccalaio. Ma tanto vedendo quattro, sapete come mi ha chiamato? Un nonno faceva un munzale, che a nonno faceva capello. No, maestro, no, donna Emilia. Oggi faccio una cosa. Ma dale, come la chiama? A chiamavano Madonna quanto sogno! Madonna quanto sogno! Se ne è caduto Castiello! Ma buona Marcella! Che lettera sì! Voglio morire! Ciao Claretta, ma non mi avevi detto che c'era tutta questa gente? Ma che Sei commovuto.
E no, donna mia, non facita così. E si facita così una passata, ci venimmo in ciuia a mascherina. E allora, ma come non riesco, che faccio? Ma perché come non riesco? Ah, come, ma come la carallar? Non ti hai fatto scrozze patate! E parecchie, dopo non schiacciamo! Classe Venezia e Scimambù! Ma questo è lontano dei barbari! E tu sei attivo! Attivo, flagello di Dio! Ma Don Pasquale! Addosso Don Pasquale! Pasquale! Pasquale, commendato, vuole andare via! Pasquale! Ci vuole una furba attaccata sul bello moffo! I mobili, ma come ti sei mangiato? Lasci stare, signora, finalmente vediamo il vero Lazzaro! Poi, a questo combinato, mi fai via con Lazzaro! Devo partire, devo fare un viaggio da fare. Addosso! Che stavo quando la giusto sul tavolo, eh! Permesso! Qui, ma tu non sei venuto giù! Scusate, ma oggi è il compleanno di papà! Ci deve l'acqua, ma dai, mi racco! Papà, ma che sta succedendo? Beh, sta succedendo che ora devo parlare. Devo mettere le cose a posto. Cari ragazzi, voi siete dei figli meravigliosi. Ma purtroppo vi devo dire che io non sono vostro padre. Il vostro vero padre è Augusto Ferrivecchi. No. Mio Dio. Mi schifano ancora. Io sono solo un povero diavolo disperso in guerra. E vostra madre, per non dirvi che aveva avuto una relazione con Augusto, prese una mia foto, la mise in cornice e per anni e anni mi ha fatto credere che io ero vostro padre. Questa è tutta la verità. Mamma, ma che avete fatto? Madama quattro soldi. È imperdonabile. È incredibile. Madama quattro soldi. Avete ragione. Ma l'ho fatto per voi, solamente per voi. Mio padre era sulla Chianiella e mia mamma in Bagliacesto, con questo albero ginecologico. Quando ero piccerella mi facevo rossa rossa. Perciò oggi ho voluto fare, signora. Perciò oggi mi si sta fotografia in coppa all'arcata per darvi orgoglio e signorilità, per farvi salire. Oggi sbagliato. E cacciato me, no? No, ma no, ma perché? Perché? Ah, questo è il champagne, bravo, ci voleva proprio. Donna Augusto, venite qua, a voi, brindiamo, facciamo un brindisi per questo evento. È ora che tutti sanno, Pasquale, mi hai fatto dannare l'anima, e sì, mi sei costato un sacco di soldi. Però alla fine poi c'è voluto che lo dovevi cercare, quello che volevi. E i miei figli, che posso lì. Però non sfizzi mai già l'uomo, Vivi alla mia salute. Bravo, auguri. Hai parlato bene, finalmente hai parlato a home bene. Sai, Caterina, scordambici tutto qua. E ti voglio abbracciare una volta proprio sincera. Ma certo. Oh! Ma muzzina da lecce! Lo sfizzi, mi era l'uomo.